per raccontare una gara Colombo tutt'altro che scontata, lei ieri lo aveva fatto capire in conferenza. Ma non ci sono gare scontate, anche se poi oggi al termine della partita un po' di incazzatura ce l'ho. Vista quella bottiglietta d'acqua non ha fatto una bella fine. Sicuramente stavamo soffrendo oltre misura, no? per come poi si era messa la partita. E lì, nel senso che abbiamo fatto comunque 50-60 minuti, anche nel primo quarto d'ora o 20 minuti del secondo tempo, che sembrava una squadra, non dico padrona, ma che potesse chiudere la contesa. E molte volte poi, se non sei determinato, ho la sensazione quasi come che ci specchiassimo nella nostra bravura o nella nostra superiorità territoriale in quel caso, senza poter chiudere e dover chiudere la partita. E poi negli ultimi 20 minuti quello che mi ha dato un po' fastidio è che ci siamo sfilacciati e sembravamo una squadra con dei reparti stagni a sé stanti, dove non c'era collegamento e ognuno andava un po' per la sua strada, e abbiamo rischiato anche qui oltremodo per quello che di solito siamo abituati a fare, perché ci sta che la squadra avversaria abbia magari dei momenti, un periodo di sopravvento, si può soffrire ma con compattezza, e oggi questa negli ultimi minuti non si è vista. Le faccio un'osservazione, Colombo: nei momenti migliori del Pescara è emerso quello che è un po' un difetto strutturale di questa squadra, quando deve raddoppiare, deve chiudere le partite, si mangia dei gol fatti, vero? Sì, perché poi abbiamo avuto 3-4 occasioni limpide per poter andare in vantaggio o una volta in vantaggio raddoppiare, e poi lì se tu avessi quella giusta cattiveria e la precisione in certe circostanze di raddoppiare, credo che poi anche gli avversari un po' tramortiti o per la voglia di recuperare un passivo un po' più pesante possano ancora sbilanciarsi in maniera più considerevole. Però è un difetto che abbiamo, cioè dell'incisività quando capita l'occasione. Questa è un po', secondo me, una costante, una caratteristica che può essere delle grandi squadre. Ecco perché quando dico delle grandi squadre, sì, alla fine possiamo dire siamo una buonissima squadra, mi ripeto, perché poi fare 6 punti in casa, nonostante tu abbia incontrato 2 squadre ostiche, ma sicuramente ritenute inferiori a noi, non è scontato. Però sicuramente sotto il profilo della prestazione abbiamo di che da pensare e di che su cui lavorare per migliorarci. Prima di una domanda da studio ne faccio l'ultima considerazione io. Alla mezz'ora del primo tempo non era contento, ha mandato a scaldare subito Mora. Vuol dire che non ci vuole rinunciare più? No, in realtà è perché ha preso l'ammonizione Giabua e quindi non volevo commettere l'errore di Monterosi, che poi tra l'altro è stato nel giro di 6-7 minuti la doppia ammonizione. Quindi abbiamo detto arriviamo all'intervallo e effettuiamo la sostituzione. Studio per Colombo, una domanda. Fabio. No, mister, io al di là delle considerazioni sulla partita che più o meno ha già fatto lei, mi trovo d'accordo, ribadisco i complimenti perché secondo me sta facendo un grande lavoro. Una domanda che potrei provare a farle, magari se dovesse andare bene lo scontro diretto col Catanzaro e il girone di ritorno dovessimo stare sempre là punto a punto in qualche partita in casa, visto anche le difficoltà che abbiamo trovato in queste ultime 2, ha provato a pensare di poter iniziare con un doppio centravanti per magari mettere un po' in difficoltà queste difese che ci aspettano così basse? Ma è una possibilità. Diciamo che la cosa, come dicono tutti gli allenatori, no, Mauro, è l'equilibrio. E credo che in mezzo al campo vada allenata, vada preparata una squadra per magari gestire un blocco, 4 difensori più 2 centrocampisti che diano questo benedetto equilibrio, che poi tra l'altro oggi non c'è stato neanche 4 più 3, quindi nella fase finale, quindi questo è, ma è sicuramente una considerazione da fare, soprattutto poi capire anche quali possono essere gli esterni da utilizzare, perché abbiamo esterni prevalentemente offensivi, quindi tu puoi avere una coppia pesante magari con Lescano, Vergani, o una coppia un po' più assortita con uno dei due e Cuppone, ma dopo sugli esterni abbiamo sicuramente gente brava nell'uno contro uno e dipenderà poi dal tipo di partita, però sicuramente è una soluzione che nell'andare avanti sarebbe stupido non pensarla e non provarla.